Grande partecipazione questa mattina per la terza giornata dell'Artelesia Film Festival. La sezione dedicata a scuole e università, dopo un trascinante esordio a Napoli, è arrivata nella cittadina termale del Sannio, pronta a convincere studenti e docenti nelle vesti di giurati dei diversi cortometraggi proiettati ieri e questa mattina. Una festa del grande schermo, capace di incuriosire e coinvolgere, emozionare e convincere. Non solo corti però, ma anche grandi presenze e incontri con autori e attori che partecipano all'ottava edizione dell'evento promosso da Libero Teatro. Ma bellissima, io ancora devo entrare in sala ma sento già tanti ragazzi che sono lì pronti per fare domande, come è successo poi tra l'altro ogni anno, perché come dicevi non è il primo anno che veniamo qua e sono veramente contento perché ogni anno è un'esperienza nuova. Poi guardare in faccia chi sono i tuoi reali interlocutori dei lavori che magari uno realizza è davvero un'emozione bella, stupenda. Un progetto che per gli insegnanti si rivela davvero speciale, lo spiega bene la professoressa Maria Antonietta Biondi. Io credo che da anni, ormai sono 8 anni che loro vivono questa esperienza, penso che la cosa che abbiano ricevuto maggiormente è l'educazione alla visione cinematografica, un'educazione che poi via via credo sia cresciuta, perché noi lo possiamo monitorare nel corso di questi, l'abbiamo potuto monitorare nel corso di questi anni, osservando l'attenzione con la quale l'attenzione che è cresciuta nel corso degli anni da parte dei ragazzi. I primi anni magari erano meravigliati da questo tipo di manifestazione, anche di questa richiesta che veniva fatta dal festival di votazione, quindi loro come giurati. Adesso cercano questa esperienza, la cercano e la vivono credo appieno, con consapevolezza, e questo ce lo dimostra il silenzio della sala ed è una cosa bellissima.